Oggi una partita piuttosto dura, possiamo dire grazie a Nicolao per il pareggio nel finale. Sì, guarda, la caratteristica di questa squadra è proprio questa, quella di non mollare mai, e quest'anno tante partite siamo riusciti a recuperarle proprio con la forza di volontà e con la voglia di riprenderle, no? Oggi è stata una partita di quelle, sinceramente. Il Bitonto forse meritava qualcosa in più di noi, però cioè, i ragazzi oggi con il rientro, anche se in modo parziale, del pubblico, non volevano assolutamente dare questo dispiacere alla nostra gente. Perciò con la forza di volontà, con l'impegno e magari oltre ogni tattica sono riusciti a riprenderla e siamo soddisfatti e siamo contentissimi della nostra squadra. Abbiamo avuto la sensazione che mancasse qualcosina oggi rispetto alle ultime uscite, soprattutto quelle in casa. Cos'è mancato secondo te? Sinceramente penso che stiamo pagando, perché vedendo la prestazione di oggi e la prestazione di Lavello, penso che i ragazzi hanno avuto un calo fisico, fisiologico dopo il tour de force post-Covid. Perciò era una cosa normale da mettere in previsione, però ripeto, hanno fatto un grande campionato, siamo orgogliosi di loro. E con l'occasione volevo fare pure un augurio per il compleanno del nostro tifo organizzato dei Tabula Rasa, perché oggi sono venuti, anche se non in modo organizzato, sono venuti singolarmente e ci ha fatto molto piacere, loro ovviamente, anche i Neretini e i fedelissimi.